Colpo di scena nella rapina cosparatoria in un supermercato di Ottaviano. I malviventi sono i due carabinieri coinvolti nel conflitto a fuoco. Una svolta inquietante nelle indagini condotte dai militari di Torre Annunziata e coordinate dalla procura di Nola, che hanno portato al fermo dei due militari. I due erano in servizio al battaglione di Venezia Mestre e in congedo ordinario. Sono stati sentiti a lungo dagli inquirenti per accertare quanto accaduto e nella loro versione dei fatti sono emerse subito numerose contraddizioni. Dopo la sparatoria nel supermercato, tre o quattro macchine con a bordo i titolari del supermercato, parenti e amici, hanno dato la caccia ai due carabinieri in fuga. Da qui un altro conflitto a fuoco sulla superstrada. Gli inquirenti si sono chiesti cosa facessero quei due carabinieri del battaglione di Mestre in quel supermercato e quale fosse il loro effettivo coinvolgimento nella rapina. In un primo momento si era ipotizzato che avessero messo in fuga due malviventi, ma poi questa versione dei fatti è stata messa in discussione dalle loro dichiarazioni contraddittorie. Alla fine, la inquietante verità. Sottoposti al fermo, i due militari sono stati sospesi dall'arma con effetto immediato. Ma non c'è tregua. Nelle strade di Napoli e provincia, poche ore dopo il raid di Ottaviano, un'altra sparatoria. A Ponticelli sono passate solo 24 ore dalla diffusione del video shock dei carabinieri sui ragazzi armati dei clan, che nello stesso rione Conacol si ripete la scena. Uomini armati sparano. Stavolta c'è un morto. Nel suo passato droga e rapine. Indaga la polizia.